malore nella notte per la mamma di Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex moglie di Cesare, figlio di Gino Bramieri. Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, più o meno intorno alle 2, sua madre si è sentita poco bene. È stata la stessa Bramieri a far sapere che la madre non era stata bene postando su Instagram la foto di un macchinario ospedaliero. Questo messaggio è solo per dirvi che la vita è imprevedibile, dal salotto di Barbara D'Urso ad una notte al pronto soccorso per mia mamma. È tutto un attimo. Questi sono i veri cancelletto valori, non le chiacchiere di chi parla di valori ma forse non ne conosce nemmeno il significato. Vi aggiornerò presto. Scusate l'assenza. Dopo quelle parole, però, Lucia Bramieri non ha scritto più nulla e ora i suoi follower sono preoccupati per quello che potrebbe accadere. Per confortarla, comunque, le mandano messaggi di incoraggiamento. Buongiorno Lucia, conosco i momenti di apprensione che stai vivendo per la tua mamma, li vivo purtroppo spesso anche io con la mia. Per questo mi permetto di dirti coraggio e vedrai che tutto si risolve, un abbraccio forte forte. Tra gli altri commenti dei follower, stai vicino alla tua mamma e fregatene di tutto il resto, sono al tuo fianco. Per qualsiasi cosa io ci sono, Lucia, mi dispiace tanto per la tua mamma. Prego per lei. Ovviamente, tra i commenti di incoraggiamento, spuntano anche commenti degli hater, quelli che sono sempre pronti a dire la loro, anche se non interpellati. Ma tu pure quando stai curando tua madre usi il telefono, che drogata del telefono? Si legge infatti. Ma si sa, gli hater non perdono occasione per tacere. Lucia Bramieri è stata una delle concorrenti più discusse dell'ultima edizione del Grande Fratello. Si è parlato di lei soprattutto per via del presunto tradimento con Simone Coccia Collaiuta, cioè il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Ma Lucia Bramieri aveva subito smentito e lo ha rifatta pomeriggio 5 nell'ultima puntata: questo è un tradimento dall'asilo Mariuccia perché mangiamo una pizza, facciamo 4 salti, cantiamo, ci divertiamo e poi ci salutiamo. E aveva aggiunto, ma quando si tratta di Coccia e Bramieri è sempre tradimento. Lucia Bramieri era stata ospite di Barbara D'Urso per parlare della storia d'amore finita fra Chicò e Ambra. Poi, nel giro di poche ore, si è ritrovata al pronto soccorso a dover soccorrere la madre. Come ha scritto lei stessa nella didascalia del video che ha postato su Instagram, la vita sa essere davvero imprevedibile.